Ciao e benvenuto su Ghiera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro, lei mia moglie Giada e oggi facciamo un unboxing insieme. Speciale. Perché? Vuoi dirlo tu? Voce alta, se no si sente la voce bassa, solo la mia. Ma poi. Sei tu che hai la voce bassa. Guardare in camera qui. Cos'è sto robo? Togli il coltello. Perché? Devo aprire il pacco. Allora fammi parlare. Perché è un regalo che gli ho fatto io, dopo che mi ha stressato l'anima per un sacco di tempo, quindi un regalo un pochettino imboccato. Però, insomma, alla fine è un regalo che gli ho fatto io. Vuoi dire tu di... Molta, molta spontaneità. Tra l'altro... Ho messo l'orologio per il video. Facciamo un double check, vieni, fai così. Allora, io indosso il mio Glycine Combat Super. E questo devi dirlo tu, indossi cos'è il mio. So che è un Seiko. Ma allora, proprio raccontando proprio brevemente la storia di questo orologio. Pagato? Mi sembra 7 euro. Forse anche meno. No, forse 7. È un Seiko vintage con bracciale Citizen. A tempo qua la cosa sarà lunga, quindi. Con bracciale Citizen che ho trovato in un mercatino dove ero andato. Così, non mi ricordo perché ero andato lì. Niente, perché ti piace curiosare nei mercatini. Sì. E l'ho trovato, era in mega sconto perché dopo un tot di tempo è uno di quei mercatini dove... Allora, intanto posso dire che la gente il pacco è chiuso bene. È chiuso molto bene, me l'aveva detto. Me l'aveva detto Guido. Vuoi un trinciapolli? Ma che trinciapolli? Più che altro non vorrei trinciarmi io o trinciare. Trinciare il pacco, cioè il contenuto del pacco. No, il pacco sì. È anche bello come unboxing. Mi spiace che non lo state vedendo, però è più bello vedere mia moglie invece che un'ora di pacco da aprire. E comunque. Credo che a loro interessi più il pacco. A me interesserebbe più il pacco. A me interesserebbe più. E ho tolto solo un pezzo! un'ora! Poi ci saranno quelli che diranno, tre ore per un... Vabbè, ma è la suspense. Allora. Vabbè, una parte è andata, volevo rassicurarvi. Quindi questo è il regalo che mia moglie mi ha adesso fatto. Adesso ci sono questi 4, 5, 6 strati di scotch. Esatto. Guarda, anche questo secondo me... Veramente, ma vuoi un trinciapolli? Non avete idea mi dicono, di quanto scotch ci sia dentro. Di solito quando faccio gli unboxing mi dicono, oh attenzione, in diretta, ti immagini, video pronto soccorso. Assassino in diretta. Allora. Piano, se me lo rovini vedi te. Io sono rovini, perché è mio. No, ho capito, ma te l'ho regalato io. Madonna, sto coltello, ragazzi, è pericolosissimo. Non fatelo a casa. Non aprite pacchi così a casa. O a caso, come stavo facendo io. E insomma, quindi le ho regalato questo orologio, così en passant. Ma tu intanto non dici cosa c'è. E tra l'altro è l'orologio che avete visto, magari vi metto il link se mi ricordo. E è l'orologio che ho, tra virgolette, restaurato in casa, comunque ho pulito un po' in casa. Attenzione, siamo arrivati all'apertura del pacco. Attenzione. Vabbè, dai, mostra che stai aprendo il pacco. Sto aprendo sennò, ecco, ci siamo, eh? No, con quel coltellino lì mi fai. Ma non puoi farlo con le mani. Ho capito, ma. Se me lo rovini. Ma è mio! Se me lo rovini, sarà cosa? Tu, ma a me spiace, te l'ho regalato io. Ho capito. Fallo così. Mamma, ragazzi. Non è facile. No, lo capisco. Vuoi che faccia io? No. È bello, mi fai i regali. E ho capito, ma. No, hai fatto una cosa inutile. Tanto era già staccato. Ok. Devi staccare questa parte. Esatto, questo sto cercando di fare. Non, ricordatemi, mai più unboxing con mia moglie. Ma perché? Non ti stai divertendo? Assolutamente. Sto mettendo tanto. Agitazione. No, ma mi stai mettendo agitazione, ma è più complicato del solito. Il pacco non aiuta. Poi non credo che ti farò altri regali di questo tenore, quindi stai pure tranquillo che gli unboxing con me non li rifarai. Me li faccio da soli. Esatto, purtroppo. Vai, dai che ci sei. Mamma mia, io non vedo l'ora che appoggi sto coltello. Un po' anche io, devo dirti la verità, perché un po' di paura di fare danni ce l'ho. Io c'ho... Fai così, così. Sì, ho capito. E poi mi arriva in faccia. Ma no, ma scusami, da quell'altra parte. Dai, che ce la stiamo facendo. Strappa con le mani, togli sto coltello che mi fa... Mi fa angoscia, cioè, ma guardate che roba, ma si può aprire i pacchi con sto robo? No, è quello che uso. No, appoggio lì. Appoggio lì cosa? Adesso... No, e dopo lo prendi. Ma no, ma basta tirarlo fuori.
No, no. No, ragazzi, io poi che maneggio coltelli in cucina, vedere lui che usa il coltello così mi viene un'angoscia. Ragazzi, se siete appassionati di cucina, mi muoio su Instagram. Grazie. Giada Bellegotti. Grazie, grazie. Fate gran piatti. Se avete anche le mogli. Li mangi. Se avete anche le mogli che vogliono trovare cavia. Le ricette, le Dai, cose. Dai, basta. Adesso ti aiuto okay. io, facciamo così. Vorrei cambi... Tieni questo. No, vai. Tira. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ta-da! Finalmente è arrivata! Ma l'ho sentito come profuma di, sì. di vernice. Guardate che bello. C'è un buco. L'avrà fatto lui con il coltellino. No, non l'ho fatto io. Tra l'altro, ragazzi. Mi... Beh, apri, apri, apri. Su, su. Vabbè, dai, dal buco, via. Un video solo di 6 minuti di nulla. Nulla, fa niente. Tra l'altro poi vogliamo dire che cos'è almeno e da chi arriva? È una station, change station, stress in the stress. Vi dicevo, io sono stata un filino imboccata su questo regalo, ma dai, praticamente è una fighissima postazione per cambio cinturino e non solo. Falla perché vedere, perché io non lo userò contenta. Solo per il cambio cinturino. Ta-da. Realizzata per me, pagata la mia moglie, Ghiera Orologi. Da chi? Giusto. Da chi? Da chi? Dillo tu, dillo tu. No, dillo tu. Realizzata da Hude Watch Cases. Tutto in inglese, poi la gente dirà, l'Italia, l'Italia. Un ragazzo italiano, l'ho detto sì, anche sì. prima. Che ce l'ha fatto qua. Apposta. Guido, grazie. C'è anche il suo scotch, che persona importante. Guarda che figata, c'è anche scritto Strap Changing Station. Esatto, poi bellissimo. Magari metto anche qualche fotina bella, offre quelle che ha fatto lui con lo Speed Master. Prendo le sue, le metto in preview. O metto io tempo. È stato bravissimo. È stato bravissimo. Qua si mette l'aggeggio per spinna, ma in realtà quello che, di cui avevo bisogno, mi capita spesso magari di fare dei cambi, di fare un po' di lavoretti, lo facevo sul fasciatore di mio figlio. È la realtà. E invece adesso ho una Instagram postazione bellissima. Caso tra l'altro, guardate anche qua i dettagli, no? Così non poggia direttamente il legno, ma vedete che ci sono quattro gommini, questo pezzetto di tutto lo scotch che c'era. Qui si possono andare a mettere magari pezzetti di pin, eccetera. Sono proprio contenta. Una figata. Bello. Bravissimo. Anche il verde così, mi ricorda. Ero anche appassionato di poker una volta, quindi mi ricorda anche il tavolo verde. Magari ci gioco a poker. Ricordo. E possiamo salutare e chiudere. Poi lo farai vedere. No, ma lo faccio, basta così. È bellissimo, no, è il legno. No, farò una cosa diversa prossimamente. Eccolo qua. Wooden Watch Cases. Non l'avevo neanche visto. Che c'è. Moltissimo. Cool. Ragazzi, seguitelo anche su Instagram. Wooden Watch Cases. Non si vede una mazza così purtroppo. No, bisogna fare qualcosa. Però è anche inciso qua sul legno. Bellissimo, con anche un orologio sì? inciso. Bello. Bello. Intanto pezzi di scotch che volano. Beh. Via. Dai. Ragazzi, grazie per aver visto questo video. Lunghissimo e lungo e inutile. No, inutile no, perché fa vedere una cosa bellissima di un artigiano italiano, super bravo e super gentile, sì, dobbiamo bravo, dire. Bravo, infatti prossimamente farò un video in cui parlerò di un po' di artigiani italiani e vi farò vedere altre cosine fatte da lui con la mia, come si dice? Strap Changing Station. One Nation, One Station. Esatto. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, like, se raggiunge più di 500 like, altro video con mia moglie. Lo fanno intanto. Sì. Non lo faccio mai io. Dai, 500 vediamo like e altro video con mia moglie. Di altro genere, vediamo. Cuciniamo orologi. Cuciniamo così, orologi. Facciamo una crasi tra i nostri profili. Tolgo l'orologio. Faccio vedere. Adesso cade. Immaginate sì, che genialata. Vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me. Facebook, Instagram, canale Telegram e gruppo Facebook con le offerte. Ovviamente vi rimetto sempre qui sotto in descrizione. Io vi saluto. Mia moglie vi saluta. Ciao. Puoi anche dire ciao. Ciao. grazie per aver visto questo video. Al prossimo video se raggiungiamo i like. Bravissimi. Bravissima. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ciao.